de nuestro sector vive cómoda, así haya conflicto, porque no les cobramos extorsiones, no los estamos matando a ellos. Muere el que tiene que morir. Es un territorio que tiene muchos integrantes de actores armados. Pueden haber más de 1.500 armas de diferentes calibres, fusiles 5.56, 7.62, subametralladoras. Entonces, ¿por qué hablan tanto de Pablo? ¿Por qué tanta bronca con él? Siendo que nos dio casa a muchos. Anche i più grandi capi mafia per esistere hanno bisogno del consenso e il consenso si compra. Vedi che passa la persona, sono appannati. E questo mi sembra anziano. L'indagine relativa alla cattura di Morabito Giuseppe è stata un'indagine durata 4 anni. 4 anni veri, pieni. Molte volte siamo arrivati vicini, l'abbiamo sentito nelle intercettazioni, ma poi all'ultimo minuto ogni volta lo perdevamo. Ogni volta che lo perdevamo, quando si perde traccia di un latitante, bisogna ricominciare da zero. Ricordo, era inverno. Eravamo sull'Aspromonte, all'inizio della punta dell'Aspromonte. I carabinieri erano riusciti a trovare il filone giusto e sono rimasti in un furgone, anche a -7, per 3 giorni. Perché avevamo visto un vecchio con la coppola, abbiamo visto passare dai vetri, uno con la coppola e un po' col bastone. E leggermente claudicante. Abbiamo pensato che poteva essere lui. Ecco, si è spostato. Quando si è avuta la certezza che era lui, si è cinturata la casa e si è intervenuti. Raga, fatelo uscire, raga, portatelo via, raga, portatelo via. Quando si è intervenuti, ovviamente Morabito non ha potuto fare altro che arrendersi. Prendi conto, Nico, siamo nella storia. Arrestato in Calabria, nascosto in un cascinale non lontano dal suo paese, Giuseppe Morabito, capo indiscusso dell'andrangheta calabrese, era latitante da 12 anni. La fantasia della gente, era carismatico, era considerato uno dei più grandi boss che siano mai esistiti dell'andrangheta. Stiamo parlando ovviamente di ndrangheta di altri tempi, di ndrangheta prima maniera, di gente capace di farsi 20 anni di carcere senza battere ciglio. La cosa che mi ha colpito, che posso ricordare, è che quando dopo ore e ore che non aveva né mangiato né bevuto, quando mangiava girava le spalle, cioè guardava il muro, ma non come atto di non riguardo nei nostri compagni, di sgarbo. Mangiare per lui era un fatto intimo, non poteva mangiare con noi, non poteva mangiare guardandoci, perché poteva essere una commensalità, essere un commensale.
È lo stesso Giuseppe Morabito, oggi settantenne, che ai carabinieri che hanno messo fine alla sua latitanza ha detto: mi raccomando, trattatemi bene. I carabinieri lo hanno trattato con fermezza, ma con grande professionalità. E lui poi ha ringraziato per questo trattamento da prigioniero. E poi ricordo che mi ha mandato a dire che io sono un uomo. Questo per lui era il riconoscimento che aveva di fronte l'interlocutore dello Stato. Africo era, in quel tempo, era uno dei paesi dove c'erano i maggiori trafficanti internazionali di cocaina, importavano all'ingrosso tonnellate di cocaina. Ricordiamoci che ad Africo c'è stato Rina, vestito da prete, e ricordiamoci che l'Andrangheta di Africo era all'epoca una delle famiglie più importanti che discutevano alla pari con Cosa Nostra. Quindi stiamo parlando di un'Andrangheta di serie A, di un'Andrangheta di altissimo livello. La tanta rabia que el mismo de muerde. ¿Cómo se llama esto? Danger. Como peligro. Peligro, sí. Porque es que es un perro que yo adopté, porque que lo, donde lo tenían era un perro muy peligroso y mordía a la gente. Entonces yo lo traje y solamente se deja coger o dar comida a mí. De resto nadie le da comida. Incluso los trabajadores han venido a darle comida y los muerde. Los ha mordido, ayer mordió dos. Entonces lo mantengo ahí amarrado y lo dejan hasta que yo venga. Yo solamente cuando llego en la noche lo suelto y ya se queda tranquilo. Il cane si chiama Pericolo, Danger. Si lascia accarezzare solo da James, che nel pericolo ci è cresciuto. James è la nostra guida nei vicoli di Medellin. Questa è la Comuna 13, uno dei quartieri più pericolosi della città, dove prima si moriva molto frequentemente e la polizia non poteva entrare. Poi la situazione è un po' migliorata, gli omicidi sono un po' meno, ma ancora un numero impressionante, 87 solo nel 2019. È un territorio che tiene muchos integrantes di attores armati. E quando entrano in confrontazione, pueden haber más de 1.500 armas de diferentes calibres, fusiles .556, 7.62, subametralladoras, ¿cierto? Armas incluso con francotirador, porque era lo que utilizaban, por ejemplo, cuando hubo enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares, pues ubicaban en estos sitios, como esta escuela, en la torre, francotiradores, y así pues el ejército, ni la policía, ni los grupos paramilitares podían hacer en estas zonas. Entonces, ha sido bastante complejo, pues porque vemos que hay muchos caminos, lo que forman como especie de laberintos para a la hora de encontrar o ubicar a alguien. Entonces, muy frecuente que los actores prefieran estos porque es muy fácil esconderse. Y fuera de eso, por la posición geográfica, pues también les da un poco de ventaja estratégica para poder combatir a otros grupos. Hace aproximadamente 2 meses, pues se presentan 2 homicidios, ¿cierto? Entonces la policía hace todo el procedimiento y cogen a un niño con el arma pues como homicida. Cuando lo cogen a él, él dice, no, que ¿cuántos años tiene? Entonces él dice que tiene 13 años, ¿cierto? Y cuando empiezan a hacerle pues como la investigación de qué venía haciendo el niño atrás, resulta y sucede que tenía comprobado otros 12 homicidios, o sea que ya tenía 14 homicidios. A él le empezaron a comprobar homicidios desde los 10 años hasta los 14, o sea que en 4 años generó 14 homicidios. Scendiamo ancora, James ci accompagna dentro la ragnatela di vicoli.
In una di queste case di mattoni col tetto di lamiera ci stanno aspettando. Un piccolo appartamento su due piani. Il padrone di casa si chiama Ramon, ha 20 anni, ci fa entrare e inizia a mettere in ordine le armi sul letto di sua figlia. Mano a mano arrivano altri ragazzi, portano altre armi. Non possiamo iniziare l'intervista perché aspettano quella che chiamano la bambina, un Kalashnikov. La TV può riprenderli solo se documenta la loro potenza di fuoco. Nel frattempo arrivano revolver, una mitraglietta Uzi e proiettili che chiamano fagioli. Ordinano tutto su quel letto colorato con i disegni di cartoni animati. Non c'è nulla fuori posto in realtà. Sono tutti ragazzini, giovanissimi. Il loro gruppo si chiama Officina de Envigado. Sono i diretti discendenti del cartello di Medellín di Pablo Escobar. Come si chiama? Cos'è? Perico. Medico, cocaina. Ramon diventa nervoso, parla al telefono continuamente. La porta si apre e si chiude in fretta. Poi tutto si ferma. Nessuno può più entrare o uscire. Fuori c'è un'operazione di polizia. Vea los policías, vea, aprovechándose del venezolano, véalo. Nel lavoro che faccio io cerco di controllare le emozioni e io cerco di non provare né piacere né dispiacere, perché quando nel lavoro si viene coinvolti molto dal pathos si perde di lucidità, si perde di freddezza. E per di lucidità, soprattutto ad esempio in un interrogatorio, vuol dire fare il gioco di chi ti hai di fronte. Più si è distaccati rispetto al fatto, più si riesce a stare freddi, maggiore è il successo dell'operazione, maggiore è il successo dell'interrogatorio. Cioè, nel momento in cui tu hai catturato una persona, quella persona non la devi umiliare mai, perché se tu la umili, tu sei venuto meno al tuo giuramento e perdi di prestigio, di immagine, di credibilità anche agli occhi del mafioso. Perché anche se siamo nel 2020, comunque un filo di regola c'è anche all'interno dell'organizzazione. Allora tu devi stare attento, perché il mafioso tende spesso, una volta catturato, una volta in carcere, a recitare la parte della pecorella, di quello che non c'entra nulla, del vecchio, da commiserare. E tu non devi stare a quel gioco. E lo puoi fare se tu sei freddo, sei asettico, ma soprattutto se non l'hai umiliato, se non hai esagerato nel momento della cattura, se non hai esagerato nel momento della traduzione. Nosotros somos una organización que es de toda la ciudad de Medellín, acá en la comuna 13. Nosotros podemos ver por ahí 70, 80 personas. Pues nuestra misión acá es que la comunidad se sienta siempre cobijada por nosotros y la gente que vive dentro de nuestro sector vive cómoda, así haya conflicto, porque
no les cobramos extorsiones, no los estamos matando a ellos. Muere el que tiene que morir. Como le digo yo, más de una persona que no conoce lo que es la lealtad la cambia por plata. Vivimos en Colombia y en Colombia pues el Estado mantiene ocupado en otras cosas, no mantiene ocupado para cuidar lo que se le pierde al vecino o que el vecino de allí le pegó dos, tres puñaladas al otro y ya, vaya denuncia y eso se demora un poco de días para que le responda, ¿no? Con nosotros las soluciones son drásticas, ¿sí? Por acá nadie le pega puñaladas a nadie, por acá nadie pelea con nadie, nadie agrede al vecino, nadie nada por lo mismo. ¿Tú no tienes miedo? Miedo, no. Eso no lo conocemos acá, señor. El miedo se nos quedó hace mucho tiempo en las guerras pasadas, cuando desde niño nos tocó ver que nos sacan los familiares para matándolos. Todo el mundo está por un motivo en la guerra, ¿cierto? Y el motivo de nosotros en la guerra, o personalmente mío, es por lo mismo, para que mi familia pueda vivir bien. No les toque vivir lo que nos tocó vivir a nosotros cuando éramos niños. Yo creo mucho en Dios porque, pues, yo le digo la verdad, yo me considero un diablito, pero un diablito los de Dios, ¿sí me entiendes? Diablito religioso, y creo demasiado en Dios. Que guerra es guerra, todos los días se mueren. Tenemos eso porque lo sabemos manejar. ¿Y algo que? ¿Entiendes? Eso no se le pasa a cualquiera, eso no, eso se le da al que le da manejar. No hay, es un secreto que en Colombia se distribuye droga y se vende droga. ¿Para qué? Para financiar muchas veces los ilegales y muchas veces los legales también, porque mucha gente tiene que comer de eso. Porque aquí no hay empleo, ¿cierto? Aquí lo que se gana uno no le alcanza para vivir. Entonces, ¿de qué toca sujetarse de las rentas ilícitas para poder sobrevivir? Si hoy o mañana nos toca ir a pagar cárcel otra vez, o nos toca morirnos por ese futuro, pues se lucha por eso, se lucha de corazón y vuelvo y le digo, y no para lucrarnos, ¿no? Aquí se lucha es para poder vivir bueno. Porque yo soy lo que soy y yo en eso no tengo futuro. Vivo el día a día y sobre el presente, vivir el presente, pero más que todo mi hijo y mi familia, claro que tengan un futuro mejor. Nei vicoli le buste di perico, cocaina di pessima qualità, vanno via continuamente. Costa l'equivalente di un euro a bustina. Nella comuna Trese si vive e si muore soprattutto per il controllo di questo spaccio che si consuma in un contesto che ovunque celebra Pablo Escobar e la memoria del cartello di Medellín. Él cada año visita mi tienda. Sí, una gran persona y me ha servido, ha sido de mucha ayuda. ¿Cuánto vale? 45 mil pesos. Tengo muchos estilos en camiseta. Por acá tengo el libro de caricaturas. Este libro está firmado por don Roberto Escobar, el hermano de Pablo, lo cito. Construyó este barrio y los trajo a vivir acá. Por eso es que la gente acá lo quiere tanto y es tan agradecida. Él ayudaba a la gente pobre. Pablo a mí no me
nada, ahora me da de qué vivir. Vivo de Pablo. Ese chicador malo, todas las clases de chatarra las estamos comprando. Estufa, nevera, lavadora, a mí, para mí, lo normal, muy claro. Normal, muy sencillo, muy querido, era como, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Claro. Cualquiera de la, muy tratable. Nos regaló esta casa. Nos regaló todas estas casas, las regaló. Hablan tan mal de él, siendo que hay gente más mala que él. ¿Cierto? Mi concepto es de que hay gente peor que él. Y ve a veces Chapo y muchos más. Y entre el mismo gobierno, policías atarbanes, ladrones que hacen los cruces. Entonces, ¿por qué hablan tanto de Pablo? ¿Por qué tanta bronca con él? Siendo que nos dio casa a muchos, nos ayudó mucho, a mucha gente comió mercado de él. Yo no sé. Y a mí me parece que él no ponía a los niños a pelear. Les daba trabajo, ya si los matan era debido a la misma guerra, pero no porque él los mataba. Yo nunca vi a Pablo matando a un niño. Nunca. Y, sin embargo, le echan tierra de que él se mataba a los niños, ¿no? O sea, que a mi novio parece que era tan corruptor. Lo hicieron corruptor con la persecución, con el gobierno que se ensañó en él. Siendo que debía de fijarse en problemas más graves del país. Pablo Escobar è uno dei più grandi, se non il più grande, trafficante di cocaina nel senso tutto tondo, cioè aveva la possibilità di gestire ettari ed ettari coltivati e raffinerie per produrre la cocaina, aveva a disposizione non solo migliaia di uomini che lavoravano per suo conto, ma anche centinaia di infedeli, servitori dello Stato, di infedeli uomini delle istituzioni, che gli hanno consentito a un certo punto di essere anche il padrone di un territorio e di mezza nazione. Guadagnava consenso perché lui sapeva cos'era la povertà, sapeva cos'era la fame, sapeva cos'era la terra e quindi lui conosceva i bisogni della gente, lui sapeva, e poi noi più volte l'abbiamo visto nel contrastare l'Ndrangheta, che le mafie, anche i più grandi capi mafia, per esistere hanno bisogno del consenso e il consenso si compra. Il consenso si compra, nel suo caso, comprando, costruendo ospedali, costruendo scuole, costruendo strade, dando da mangiare nelle favelas a migliaia di persone ogni giorno. Nel momento in cui tu abbandoni milioni di persone alla fame, nel momento in cui tu fai vivere persone nella favela, dove non c'è una fognatura, non c'è luce, dove c'è solo violenza, dove la vita di un uomo vale quanto quello di una gallina, è ovvio che poi nel momento in cui Escobar ti fa arrivare lì due o tre camion di cibo, è ovvio che quello è il loro Dio. Lo Stato non esiste, lo Stato è un nemico da abbattere. Era la finca que era de Pablo, que tenía el túnel de 2 kilómetros, salía atrás de la montaña. Y es una finca muy característica como la que le gustaba a Pablo, porque era la última finca del sector y ya hacia arriba es zona boscosa. Y era un sitio muy conocido, o es muy conocido acá en la zona, porque tiene un camino antiguo que es por donde anteriormente tenían los conquistadores. Vinieron a sacar el oro, pero después de que el narcotráfico tomó poder en Medellín, se apoderó de esta ruta que es tan importante para el transporte de armas y de droga. Entriamo nella fattoria. James ci dice che è stata saccheggiata dopo la sua morte, che hanno scavato ovunque cercando i tesori di Pablo Escobar. Hacían huecos buscando los tesoros, de esto lo destruyeron.
Incluso la piscina también le abrieron huecos. También había un hueco acá. Había un árbol y tumbaban el árbol y todo, sacándole por debajo, es que puedo buscar las huecas. Y estas casas eran de toda la gente que traían a asesinar, pues la subían y aquí las torturaban y como la gente gritaba y nadie lo escuchaba. Pues tiene varios huecos y fueron huecos que le hicieron buscando que la plata. Pero de la piscina también lo dañaron buscando dentro del filtro. Esto lo habían dañado buscando la plata. Eso era un cementerio. Y entonces también las tumbas, ahí se ve una tumba, es un pedestal y al fondo donde está el árbol, sí, el cajón, habían personas enterradas. Entonces en la búsqueda también levantaron todas las tumbas buscando también la plata. Dicen que aquí abajo encontraron una estatua de oro precolombina, eso sí encontraron. Pero plata sí de Pablo no encontraron, encontraron también armas, encontraron muchas armas. Entonces la gente se imaginaba que aquí también y venían gente en la noche, en el día, a destruir la finca buscando las caletas. Amo più originale, però non a scadenza. Rocco Morabito era considerato, è considerato uno dei più grandi broker dell'Andrangheta, ha avuto e ha molti appoggi in Sud America. Stiamo parlando di una persona che nasce ad Africa nel 66, da una delle famiglie più note dell'entourage criminale ionico. La famiglia Morabito, lui stesso, è imparentato in linea diretta con il famigerato Tiradritto, il boss arrestato nel 2004. C'è anche questo soprannome con cui è noto, Utamunga. Perché Utamunga? Perché lui è signorotto dell'andrangheta africese. Era solito scorazzare sulle spiagge di Africa con questo fuoristrada di derivazione militare, l'Automunga, che quindi è diventata iconica nella mentalità del posto. Era quindi un segno del suo potere criminale. Diventa un punto di riferimento sulla piazza del narcotraffico milanese. Quindi un ponte tra la Calabria e Milano. Non è un ricercato per droga, come può essere inteso normalmente. Lui è inserito nelle latitanti di massima pericolosità proprio per questa sua capacità di intessere tele con i più importanti signori del narcotraffico mondiale. C'è traccia di rapporti con i più importanti cartelli del narcotraffico messicani. E secondo noi è la mente imprenditoriale del narcotraffico. Rispetto al criminale tradizionale che abbiamo imparato a conoscere, quasi il bandito da Spromonte, è una persona che ha avuto un'evoluzione criminale molto forte, di spessore. Quindi ha imparato dagli errori del passato e ha pensato bene di dare una dimensione transnazionale, quella più pericolosa. Sicuramente Morabito è stato uno dei personaggi che ha dato un impulso molto forte a questa internazionalizzazione dell'Andrangheta. Per questo rimane uno delle controparti più temibili. C'è un'intercettazione emblematica dove afferma quasi di essere in una posizione di forza rispetto ai governi del posto. Dice: qua lo Stato siamo noi. Lo Stato è finito. Ama più originale, però non è stato latitante dal 94 al 2017. Diventa un fantasma perché
è riuscito, grazie anche a questa sua capacità, a trovare delle identità assolutamente rispettabili. Stiamo parlando di una persona che aveva una vita assolutamente agiata. La sua identità di copertura era quella di un imprenditore, rispettabilissimo imprenditore della soia, di origine brasiliana, che viveva nella località più bella dell'Uruguay, la Monte Carlo del Sud America, Punta dell'Est. Buongiorno dal TG3. Era latitante da un quarto di secolo il boss dell''ndrangheta Rocco Morabito, ora è stato catturato in Uruguay. Quando è stato arrestato aveva decine e decine di carte di credito addosso e aveva una serie ininterrotta di documentazione di nascita, di residenza e di crescita anche, quindi con identità fiscali, sia in Brasile che in Uruguay. Il cognome Cappelletto de Sousa, con cui è stato arrestato nel 2017, era esclusivamente una copertura, non poteva essere la sua vita reale. La sua vita reale doveva continuare con la tradizione dei Morabito. La figlia viene registrata serenamente all'anagrafe come Morabito. Quindi, per quale motivo? Per un boss del narcotraffico che si rispetti, per un boss regino che si rispetti, era impossibile registrare la figlia con un nome di copertura. L'ultimo errore è stato quello di andare a registrare la moglie all'interno di un albergo, Punta dell'Est, dove poi è stato tratto in arresto. A un passo dal termine della procedura di estradizione è riuscito a evadere dal carcere centrale di Montevideo. È riuscito a evadere aprendosi un varco all'interno della struttura penitenziaria. Sono state anche delle importanti falle nel sistema di sicurezza della struttura. Sicuramente non ha potuto fare tutto da solo. Ho visto tanto radicamento da parte della 'ndrangheta in quei territori, quindi è ovvio che lui non avrà difficoltà a farsi proteggere a prezzi ragionevoli, perché lì tutto è in vendita, lì tutto si compra. Mi hermano pues lo asesinan en el 97. Los grupos de convivir o paramilitares que había creado el gobierno, primero nos hacen ir del barrio donde vivíamos, porque en el barrio habían grupos de milicias. Entonces esas milicias decían que nosotros le colaborábamos a los grupos paramilitares, entonces por esa razón nos hicieron ir. Y después los paramilitares decían que nosotros le colaborábamos a los grupos de milicias o de guerrilla, y por eso asesina a mi hermano y también nos hacen ir. Y es algo muy frecuente que ocurría acá en Medellín, ¿cierto? Cuando tú no le colaborabas ni a uno ni al otro, ustedes ya te decían, te trataban de vincular con uno de los dos para poder que te fueran. Es prácticamente lo obligaban a uno a que le sirviera un bando. A mí me ha tocado un proceso bastante difícil. Yo escogí trabajar el tema de derechos humanos y es una de las profesiones con más riesgos en Colombia, ¿cierto? Porque es decirle a la gente qué son sus vulneraciones, que es que los grupos armados le vulneran o no los derechos humanos, que el ejército le vulnera los derechos humanos, que la policía, que el Estado, que los funcionarios. A las personas que los empoderan, por lo general los persiguen, no les dan contratación, no les dan recurso, tratan de muchas veces asesinarlos o desaparecerlos, ¿cierto? Y Colombia se convirtió en uno de los países con más líderes sociales asesinados en el mundo, debido a esta situación, porque el gobierno es uno de los gobiernos más corruptos del mundo y lo que quieren es protegerse, y los únicos que toman como la vocería de irse en contra de esa corrupción son los líderes, y por eso los están exterminando.
noches, ¿cómo vamos? Bien, gracias, felices. Aquí, por lo general, muchos de los jóvenes resultan vinculados o reclutados por los grupos armados, ¿cierto? Es una práctica común en Medellín, en el barrio de Aburrá, donde tenemos en el Valle de Aburrá al menos 30.000 hombres que le trajan a estas estructuras criminales, y de esas 30.000 tenemos más o menos 18.000 que son niños, jóvenes, ¿cierto? Y los terminan reclutando cuando les piden un favor para que vayan y les compren algo, después los mandan a cobrar platas que no, que son de extorsión, o después los mandan a llevar algo que tiene que ver con droga, y al último terminan enredados, insertos en los grupos armados. Y cuando la persona no quiere entrar pues como a esa dinámica de ellos, pues dicen que no está colaborando, y algunos o se tienen que desplazar o los asesinan por eso, por no querer ser parte del conflicto. Amárrate el zapato, amárrate, si es capaz. James vive sotto scorta. È stato minacciato di morte più volte. L'attività più fastidiosa per i gruppi armati la svolge la sera in questo campo di calcio che ha costruito lui stesso per sottrarre i bambini della Comuna Trese all'arruolamento forzato nelle milizie. Come si chiama la squadra? Pacifistas. Perché è un apporto a costruire pace e convivenza nel territorio. Certo, che queríamos. Muchos de los pelados con los que yo inicié eran pelados de muy bajos recursos y pelados que no hacían nada. Entonces muchos de ellos empezaban a entrar a los grupos armados. Entonces vimos que estaba empezando una cadena de entrar los pelados al grupo armado. Entonces lo que decidí fue, me venía con un balón e invitaba a los pelados a jugar. Ay, vamos a jugar, vamos a jugar. Y empecé pues como a jugar con un grupo de pelados hasta que varias personas me vieron lo que estaba haciendo y me dijeron, venga, yo te ayudo. Y ahí nace pues como el tema de la escuela. Tenemos que jugar ¿con qué? Con respeto. Sí, señor. Para poder jugar en equipo y para poder jugar bien. Estos son niños que no pueden venir durante el día porque son que la mamá trabajan todo el día y solamente tienen un padre, y muchos de ellos son desplazados o han sido víctimas de abuso sexual. Entonces, por lo general, no hay quien los traiga en el día a las otras ofertas. Entonces, si yo no los entreno, no hay quien los entrene. O sea, pierden la oferta. Por esa razón, solamente entrenamos en las noches. Es la única escuela que entrena en las noches. Nosotros los recibimos para poder que no esté en la calle. Por eso le llamamos el pesebre, porque todas las noches y todo el año permanece iluminado de esa manera, la famosa marihuana grippy. La energía es lo que la hace crecer. Perché se sin l'energia non cresce? Tu sai che io, 'ndrangheta, ti pago, però mi devi dare il prodotto buono, altrimenti poi in guerra. Toccano a uno, toccano a tutti.